Salve, buonasera a tutti. Io interverrò brevemente perché la collega che avrebbe dovuto presentare il lavoro e per motivi di tempo ha dovuto andare via. Quello che volevo essenzialmente dire è che innanzitutto con la collega che ha lavorato sulla Flipped abbiamo quasi lavorato in sinergia, nel senso che creare dei contenuti didattici per poterli poi sperimentare in metodologie quali la Flipped oppure un cooperativo o quant'altro è stato finora ampiamente esposto, effettivamente è fondamentale. Il problema di fondo che abbiamo incontrato e che ho incontrato con il gruppo è la difficoltà di creare dei veri e propri contenuti personali, e preferibile invece andare più che altro a sfruttare ciò che invece si trova in rete per poi adattarli sulla base quindi di quelle che sono le esigenze didattiche che emergono nel quotidiano. Devo dire che mediamente ci si è cimentati invece nel far elaborare dei contenuti didattici agli studenti, come d'altra parte è emerso un po' in tutte le esperienze che abbiamo visto fino adesso. Devo dare anche davvero un plauso alla collega di matematica che ha fatto davvero un lavoro particolarmente interessante, oltre al fatto che mi ha colpito tantissimo le parole sue quando ha detto il DSA è stato di supporto all'interno del gruppo. Cioè queste metodologie, qualunque esse siano, sono altamente inclusive, pertanto permettono proprio a questi ragazzi svantaggiati dal punto di vista delle loro difficoltà a entrare a far parte del gruppo e quindi del gruppo classe in maniera davvero importante e a non sentirsi per niente esclusi. Con questi ragazzi è da poco che effettivamente la nostra attenzione sta diventando particolarmente evidente, perché fino a qualche anno fa, diciamocela tutta, erano molto molto messi in disparte, se non addirittura in qualche caso addirittura proprio eliminati dal gruppo classe. Io che ho fatto esperienza da qualche anno con questi ragazzini mi sono accorta che vi provengono dalla scuola media davvero con grandissime problematiche sia di autostima sia di difficoltà proprio ad accettarsi e ad entrare a far parte della classe stessa. L'introduzione delle tecnologie, quindi degli strumenti digitali, che sono degli strumenti compensativi validissimi per loro, ma utilizzandoli tutti quanti della classe, ha reso praticamente la vita a questi ragazzi talmente semplice che il loro handicap, se handicap si può parlare, è diventato quasi inesistente. Pertanto effettivamente le parole che la collega ha detto sono state per me davvero molto molto sentite e davvero accettate con grande ripeto entusiasmo, proprio perché è così. Effettivamente in queste classi la presenza di un ragazzo con DSA, con dislessia, scompare completamente, quindi sono veramente a pari degli altri e danno davvero dei risultati eccellenti come tutti quanti. Grazie per l'attenzione.